Imbocchiamo il sentiero intitolato a Giovanni Durissini, lungo il quale dovremmo incontrare Moreno Pesce insieme ad altri protagonisti di Cadini Experience. Conoscete già la storia di Moreno Pesce e il suo rapporto con la montagna. Andiamo a parlare con lui di montagna inclusiva, ma anche di senso del limite, di pianificazione. Li abbiamo trovati alle mie spalle il team Tre Gambe, li abbiamo raggiunti qui a Forcella Crestina. Gli anni passati mi hanno fermato lì. Ho già qui, è nuovo, sì. E andare lì sarà ancora più figo. È stata una giornata ricca di emozioni, nel senso che nel mio piccolo era un obiettivo che era tanti anni che lo ricorrevo, e quindi fare dal rifugio Città di Carpi al rifugio Fondasavio per il Durissini, sapevo che non era una passeggiata della domenica. Abbiamo fatto tanta roba. Ma quante forcelle abbiamo fatto allora? 1, 2, 3. 5 sicuro. Quinta. Ci vuole la giusta preparazione, la testa libera di pensieri e soprattutto un buon team che ti permette di essere affiatati e contemporaneamente completarsi in caso di necessità. Facciamo un barcaiolo? Un bel 8, facciamo un 8. Non va preso alla leggera niente, ma in nessun caso, non solo in questo caso con Moggi, con Moreno, cioè qualunque escursione si va a fare in montagna, bisogna attrezzarsi bene, bisogna valutare le condizioni meteo in primis, le condizioni psicofisiche proprie del gruppo per capire appunto se è la cosa gestibile da fare. Con Moreno un po' che la pianifichiamo, è un sogno da suo da tantissimo tempo. La scelta che hanno fatto i tuoi compagni di strada di fermarsi al Città di Carpi, in realtà proprio in quest'ottica di prudenza in montagna, è importante quanto la tua di proseguire? Sì, forse è più importante la loro, di ammettere se vuoi o accettare il loro limite, che è stato dettato comunque da problemi tecnici legati alle protesi. Può essere la pioggia, può esserci un sentiero ostruito, l'impossibilità di passare, il meteo che cambia rapidamente. Deve essere calcolato tutto a tavolino. Diciamo che questo sentiero qua, fino a un certo punto, è turistico. Dal punto in cui comincia il Durissini, diventa tutto un atto per di maniche. E l'abbiamo visto. L'abbiamo collaudato. Come guida ti capiterà magari di portare in montagna gente che cerca solo i selfie, trovarsi a avere a che fare con una motivazione così potente come quella di Moreno, che cosa ti ha trasmesso? Questa è proprio, vedi, la testa e la volontà prima di tutto il resto. Strada facendo ti abbiamo visto avvicinare la gente e spiegare l'altro perché, cioè il perché quello profondo, no, della tua missione che ti sei dato, perché così la possiamo definire. Assolutamente sì, non è che stiamo celebrando il superuomo, sto solo cercando di rivivere la mia montagna come riesco, e contemporaneamente cercare di far vedere a chi è a casa che pensa sia impossibile tornare a camminare in montagna, che in realtà si può fare con un team di persone attorno valide, e a lavorare in ottica anche di un turismo accessibile da sviluppare da qui al 2026 in occasione delle Paralimpiadi. Grande! Ale Pippo!